Tornato incredibile nel terzo episodio pazzesco incredibile della Sus Run con il nostro Sus incredibile in questo posto assurdo pieno di oscurità ma ricco di godo. Sto registrando questo video sempre lo stesso giorno del video precedente, ho pranzato, ho del buon carburante dentro di me, quindi mi addentrerei incredibile in questo episodio godoso incredibile. Come al solito c'è Sus che vi saluta, come al solito è in silenzio, però ragazzi state tranquilli che quando c'è da parlare il nostro Sus parla sempre incredibile. Ragazzi, in realtà di introduzione non ho niente da dirvi, ragazzi. Nello scorso episodio abbiamo eliminato questo tizio qua, abbiamo eliminato il golem, abbiamo finalmente trovato la prima impronta di Michela, che con i suoi piedini magici fa queste cose incredibili. Abbiamo incontrato questi due personaggi che si chiamano Manto Rosso Freya e Araldo del Corno, che è quello burbero, come lo chiama lei, che abbiamo ipotizzato essere un tizio del crogiolo perché ha i cornetti, c'è la morte con Marika, c'è la morte con la nostra razza, incredibile, però crede nelle parole di Michela che si vuole far perdonare di quello che è successo qui e dello sterminio che Mesmer ha portato su quelli del crogiolo. Però tutto questo è Sus. Abbiamo sbloccato questo falò che si chiama Croce del Sentiero Triforcato perché effettivamente ci porta verso tre strade. Abbiamo la prima strada che ci porterà a un Legacy Dungeon spaventoso, ragazzi, sembra Gran Tempesta per quanto è grosso. Abbiamo la strada che porta a una specie di lago, che è quella che faremo subito, ragazzi. E poi volendo c'è un'altra strada che va su quel bel ponte incredibile che porta all'universo, ragazzi. Non so se ogni Legacy Dungeon è un gruppo di castelli come Gran Tempesta, ragazzi, ce ne abbiamo tre davanti. Io vi ricordo che c'è tutta la parte sotto pure, cioè io capisco che sono 60 ore di gioco, ragazzi, mamma mia, veramente il godo al massimo. Però ragazzi, prima di addentrarci da quella parte, il mio istinto godoso dice di andare dritto per dritto verso questo laghetto Sus. Mi dà l'idea dell'area più piccola, perché da lì vai verso cose assurde. Da quella parte c'è un mega Gran Tempesta 2.0, al centro mi sembra di vedere un laghetto Sus. Ora, quali creature o segreti ci saranno in questo laghetto Sus lo scopriremo tra poco, incredibile. Ah, guarda, cani spettrali! Cioè, non li avevamo mai incontrati, cani spettrali. E sono pure duri. Ok. Cani spettrali, ma dai. Ok. Un'altra grazia? Così vicino? Devo preoccuparmi? Ok. Non so perché questo posto non promette niente di buono, ragazzi. Come si chiama questo posto orribile? Nord del Gran Ponte. Vabbè, ok. Non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere nel primo episodio. Quando c'è quest'area illuminata dovremmo trovare le larve, quelle che abbiamo letto nell'altro episodio. Esatto, lacrima di larva, perfetto. Che a quanto pare è un oggetto molto raro e si trova quando trovate questi cosi così illuminati. Villaggio sofferente abbandonato. Ecco, non promette bene. Allora, qui ci sono delle brutte creature Sus. Ok, siamo dietro il villaggio. Ma se io facessi una roba molto extreme, che dite ragazzi? Molto molto extreme. Beh, abbiamo i poteri draconici, usiamoli, no? Sono delle farfalle. Sapete cosa mi ricordano? Mi ricordano dei nemici che stavano nel DLC di Dark Souls 3. Però peggio, secondo me. Colpiscimi? Perfetto. Meno male che queste creature, ragazzi, hanno zero equilibrio. E tu? Vabbè, a questo punto hai fatto la tua scelta. Ok. Qui c'è un tizio senza testa. Pure la statua di Marika era senza testa. Ok. Benedizioni delle ceneri di spirito venerate. E che è sta roba? Ceneri di spirito venerate. Le ceneri di spirito venerate sono disseminate nel regno dell'ombra. Consumano i luoghi di grazia per rafforzare la tua benedizione delle ceneri di spirito venerate. La benedizione delle ceneri di spirito venerate rafforza la capacità offensiva e difensiva del destriero fantasma e degli spiriti evocati. È il power up delle summon, quindi della lacrima, di tiche, eccetera, e di torrent. Ma non fa effetto al di fuori di questo regno. Ah, io non avevo idea di questa roba. Che bello, ragazzi, io pensavo ci fosse il buff per noi, ma non il buff pure per le nostre summon. Wow. Ceneri di spirito infuso in una potente spiritualità ottenibili dai cadaveri degli araldi del corno, sempre questi araldi del corno, e da altri oggetti rituali che decorano città e villaggi del regno dell'ombra. I corpi avvizziti erano considerati numi
tutelari e si pensava che sui palmi del loro mare si accumulassero delicatamente le ceneri di spirito. Ma pensa un po', e tu invece chi cavolo sei però? Questo personaggio sus senza testa? La marica decapitata ci regala quello, questo tizio decapitato ci regala quello, va bene, ok. Allora, io per adesso ragazzi non mi voglio potenziare niente, eh. Allora, a questo punto io vorrei esplorare questo villaggio sofferente abbandonato. C'è una parte di me che vorrebbe andare in quel mega legacy dungeon, però me lo voglio tenere da una parte, ragazzi. Voglio cercare di godermi questa esperienza e soprattutto vorrei farla durare un po', ragazzi. Quindi voglio andare con calma. Come se stessi giocando il The Ring da solo come la prima volta. E fatto bene, magari. Ti prego, dimmi, sono ancora un umano e per questo che soffro ancora. Ok. Ok. Fungo della mosca. Beh, poi lo leggiamo, eh. Meno male che ho comprato un po' di frecce. Con calma. No, che brutto. Ok. Con calma, ragazzi. Non ci corre dietro nessuno. Ok. Fungo della mosca. Runa spezzata. Di questi sono diventati mosche. Sus. Ok. Comunque danno parecchie anime, eh. Cioè, ci sto facendo caso. Siamo quasi a 70.000 anime. Io ho ammazzato tipo 8 mosche, quindi GG. Ok, lì c'è un cadavere. Lì sotto ci siamo andati. Sì. Ah, vedi, spawnano proprio di notte quelle cose. Vedi, si era illuminato lì. Ok, lì ci siamo andati, là sotto. Va bene. Dai, magari se potenziamo Torrent sicuramente contro quei golem non viene shottato, quindi quello non sarebbe. Però ripeto, non voglio potenziare niente per adesso. Voglio vedere fin dove possiamo arrivare senza potenziare niente. Ma io qua farei un colpo di gelo, così li eliminiamo tutti. Ecco qua. Perfetto. Grande sus. Ok. Talismano dell'alterazione. Ok, mo leggiamo tutto, eh. Talismano, il secondo talismano che troviamo, eh. Fungo della mosca, una specie di fungo conosciuta per il suo mieloso odore irrancidito. Materiale per la creazione di oggetti, ottenibile cacciando le mosche umane. Ah, ok, proprio si chiamano mosche umane. Coltivato utilizzando la carne e il sangue delle mosche umane, può essere utilizzato come interiore di un vaso. Ok, quindi ci puoi fare robe per i vasi. Talismano raffigurato un'anima malata. Fornisce resistenza all'ultima alterazione subita. Quindi fammi capire, aspetta. Se io subisco marcescenza, istantaneamente mi aumenta la difesa in marcescenza? Così funziona? Se contratto da una persona debilitata, il temibile morbo della mosca ne provocherà il decesso molto prima che la metamorfosi potesse prendere piede. Curiosamente, chi si prendeva cura degli infetti e dava loro una degna sepoltura non contraeva la malattia. Ah, ma c'è ancora roba qua. Qui non ci siamo andati. Ho fatto un errore? No. Ok, era una casa sus lontana dalle altre. Ricetta. Ok, sommo livello a 10. Ok, abbiamo trovato il numero 10. Ok, stiamo andando vicino a questa specie di lago, eh. Calma. Ok. Ok, è veramente un piccolo laghetto. Vabbè, aspetta, ci andiamo dopo al laghetto allora. Vediamo attorno al lago, eh. Per adesso qui assomiglia. Ma ciao, cucciolo. Che cos'è quella fa, ragazzi? Cioè, cos'è? La versione oscura di Aghil? Quello è un drago, vero? È un drago d'albero. Un parente di Sus? Aghil oscuro. Potrebbe regalarci forti emozioni, ragazzi, eh? La butto così. Intanto voglio vedere che c'è qua sopra. Ci sono degli uccellacci sus, come quelli nell'altro episodio. Eccoli qua, guarda quanti sono. Proteggono qualche cosa? Vediamo un po'. Quando volano, ragazzi, sono pericolosi. 2, 3. E 4. Ok. Ok. Vieni.
Scusami? Ma me lo segna vivo? Ah, eccolo. Vai. Ok. Vieni, vieni. Simpatico venuto. Ok. Corazza dell'uccello becchino. Sembra il set di quella tipa di Bloodborne che usava i coltellini sus. Allora, qui c'era la casetta, qui non c'era niente, c'erano i cani che mangiavano un tizio, qui abbiamo trovato il set, adesso arriviamo qua, torniamo qua e poi andiamo a vedere questo drago sus. Allora, qui tra l'altro mi dice che c'è un qualcosa, vedi? Ah, qui c'è un dungeon. Ah, ok, no, qualcosa c'è. Runa dell'ombra 1. E frutto, va bene. Ok. Qua ci sono sempre i nostri amici. E qua vai nel laghetto sus, vero? Un drago sus non me l'aspettavo. Cioè, era prevedibile, ma non me lo immaginavo subito un drago sus. Andiamo qua, va? Ah, mi aspettavo un falò, invece non c'è niente qui. Ah, ma stiamo entrando nel Legacy Dungeon da sotto? Ah. E io che pensavo fosse un altro posto. Prigione di Belurat. Quindi questo è un modo alternativo per andare nel Legacy Dungeon. Allora, vabbè, qui ci andiamo un'altra volta, allora, aspetta. Questo mi dà l'idea di essere un mega dungeon tipo Gran Tempesta, quindi ok. Qui allora aspettiamo un attimo, andiamo a affrontare sto drago sus, va? Scopriremo se i draghi in questo luogo sus soffrono la marcescenza. Lo stiamo per scoprire. 3, 2, 1, vai! Drago della fiamma spettrale. Allora, credo sia immune alla marcescenza. Ok, ha un moveset completamente diverso da Gil. Allora, con calma, Porca miseria, che pezze. Ok. Allora, con calma. Cioè, ha il moveset dei draghi che stanno pure nell'interregno, però ha qualcosa di sus in più. Allora, devo capire se è debole la marcescenza, ragazzi. È qui. Vai, Tike, pensaci tu. Tike, tesoro, vai. Secondo me è immune. No, no, non è vero. Ok, non è immune. Sì, praticamente ha il moveset dei draghi classici, ma più spicy. Va bene. Ed è... Ok, si può fare però, dai. Se evochiamo subito Tike, si può fare. Mi ha bisciottato comunque, ragazzi, Io continuerò a non usare i potenziamenti ancora, Ancora non li voglio usare. Non è che l'ho presa come una challenge sus di finire il DLC con i potenziamenti, ragazzi. Considerate che sono livello 162. Cioè, ok che siamo in new game, ragazzi, ma quante volte vi ho detto che qui i DLC menano. Io sono molto sottolivellato, minimo dovrei essere intorno al livello 190. Quindi ci può anche stare che mi bisciotti, Vediamo, ragazzi, io cercherò di non potenziarmi fin quando il gioco me lo potrà permettere. Poi vediamo come va, che dovete fare. Allora, sicuramente ho notato essere molto resistente alla marcescenza. Molto resistente alla marcescenza. Quindi non so se conviene usare la marcescenza. Io ci voglio riprovare. Se vedo che è proprio inutile, gli lanciamo solo bolt elettrici. Però, come dire, voglio riprovare. Perché la marcescenza la prende. E che ha talmente tanta vita, ragazzi, che... Più che altro perché avete visto quanto è veloce? È assurdo. Vedi, è tipo scheletrico. Katana gigante. Va bene. Tiki, aspetta, voglio tirargliene prima una sul culetto. Ok. Allora, più che altro ce l'ha a morte con me, ragazzi. Impressionante. Prendiamo le anime. Ah. Cioè, se Tike ci cogliesse di più, secondo me si potrebbe fare questo draghetto della fiamma spettrale. Tike, vedi che Tike
come dire, colpisce le gambette, ma dovrebbe sparare il suo colpo sus. Ok? Ok. Tiche? Non lo so, ragazzi. Tiche non sta collaborando. No, 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 scappiamo, via, 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 via. Cioè, guardalo quanto è più veloce di un drago sus normale, assurdo. Marcescenza, riproviamo. Mamma mia, quanto è veloce! È impressionante quanto è veloce, ragazzi, assurdo. Ok. Tiche, tesoro, tesoro. Ok, l'ha colpito, bravo Tiche. Guardalo! Ragazzi, vi giuro, mi terrorizza questo affare. Mamma mia. Ragazzi, ai ai ai. Ok. Fa il pestone sus. Allora, la marcescenza gliel'abbiamo messa, quindi proverei a giocarmela safe. E con safe intendo aspettare che faccia il suo sporco lavoro. Tiche è ancora abbastanza viva. Ragazzi, ce l'ha a morte con me sto coso, eh. Proprio non a morte normale, proprio a morte, a morte, a morte. Wow. Tesoro, Tiche? Tiche non è coraggiosa. L'ha preso? Cioè, io credo che abbia talmente tanta vita che non si nota se Tiche lo colpisce. Lo so, ragazzi, non è la tecnica dei campioni, però. No, no, via, 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 scappiamo, scappiamo, via, via. Ok. Vorrei contribuire, ragazzi, ma mi sento abbastanza indifeso. Ok, l'ha preso. Vedi, ci sono questi piccoli spettri che mi incastrano Tiche, capito? Ok. L'ho colpito una volta, via, basta, 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 per carità, per carità, via, 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 per carità, per carità. Ok. No, 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 via, via, via. Tiche, ti prego, un altro colpetto, tesoro. Niente, Tiche è distratta. Vai! Ok, woo! anime. Cuore di drago, pietra da forgione da drago. GG, ragazzi, ok. Allora, facciamoci un livellino. Io vorrei arrivare a 24 a fede per riuscire a usare gli incantesimi dragonici evoluti senza più l'amuleto. Quindi intanto arriverei a 24 a fede, ce ne mancano ancora due. Katana gigante, fichissima, una katana gigante. Causa di ammulimento, destrezza. Ragazzi, attenzione, potrebbe essere un'arma per Sus, anche se Sus non usa le katane però. Però è una katana grande, originale. Grande katana dalla lama lunga e pesante, arma caratteristica dei guerrieri della terra dei giunchi. Questo armamento progettato per l'aggressione richiede di accompagnare i colpi con tutto il corpo. I tagli aperti della sua lama favoriscono le emorragie. 55 non è male. Abilità che inizia con la lama tenuta alta, pronta a colpire. Esegue un attacco normale da questa postura per fare un passo avanti e colpire verso il basso. Un attacco potente per fare una serie di difendenti verso il basso. Questo l'abbiamo letto. Eccolo. Corazza di pietra con sfumature verdi. Parte dell'armatura completa dell'uccello del becchino. Gli uccelli del becchino sono antichi golem. Appunti sulle tecniche di creazione stilati dal sommo potentato che viaggia ovunque per il mondo. Vaso di mosche di grande. Ok, fammi vedere com'è. Allora, voglio vedere due cose. Vediamo un po'. Prima cosa, com'è questo set? Non ci vedo sus mai nella vita, però. Questo con le lame, quelle al contrario che abbiamo beccato l'altra volta, potrebbe essere qualcosa di interessante, però non è il nostro sus. Ok, lentissima, però bello, mi ricorda lo spadone dei Alonne, però meglio. Wow, l'affondo è spicy. Wow. Posso dire che mi piace da morire? Sembra uscita da Sekiro.
E l'abilità? Dai, questa è la mossa di Sekiro, quello che faceva così e spaccavi l'equilibrio. Dai, è lui, non mi ricordo il nome. Ragazzi, è fichissima. Lo sai che mi piace un botto? No, voglio usare l'abilità. Wow. Guarda com'è sus prepotente così. Sì, è l'attacco che vi dico io di Sekiro, però non mi ricordo il nome. Che rompeva un sacco l'equilibrio. Ma lo sai che mi piace? Da tenere sotto controllo, ragazzi. Perché, ripeto, io sicuramente vorrei cambiare a un certo punto build per sus. Io, ad esempio, volevo tantissimo usare la trivella sus, come la chiamo io, no? Questa qui a me mi attira tantissimo perché questa roba, secondo me, è spicy, capito? Ce lo vedrei sus che fa questo attacco qui. Tra l'altro vorrei vedere una cosa. Quanto danno fa questo attacco qui non potenziata? Voglio vedere. Wow, fa l'isciotto. Capito? Questa potrebbe essere un'arma che in futuro useremo con sus, ragazzi. Allora, a questo punto io andrei qui dentro, ragazzi. Quello del ponte lo facciamo in un altro video. Vorrei almeno iniziare questa parte qui, ragazzi. Poi continuiamo nel prossimo episodio. Ragazzi, spero vi stiano piacendo questi episodi dove sono tornato a essere blind su Elden Ring, ragazzi, eh. Wow, che posto assurdo. Ah, lì c'è un'altra grazia di Michela, tra virgolette. Così vicina. Allora la mappa aveva ragione. Allora un'altra starà dopo il ponte. Ok, qui ammazziamo i cani. E beh, ragazzi, se non è un Legacy Dungeon quello, non so cosa sia. Ok. Qui c'è qualcosa? Ah, ma lì c'è qualcosa? Ah, è una strada quella! Che ci porta laggiù. Ok. Eh sì, ragazzi, ogni volta incontriamo NPC nuovi, mi piace questa cosa. Ancora non abbiamo incontrato Leda, però, eh? La signorina Leda. Ce ne sono altri due. Allora, questo è il tizio dei vasi che si vedeva nel trailer. Quest'altro non l'ho mai visto. Ma io mi chiedo, ma ognuno di loro avrà una quest? Cioè, ragazzi, il delirio. Quando le completerò tutte? Allora, parliamo prima con il nostro amico dei vasi. Allora, tu assomigli a Avel. Un pochino. Parliamo con lui, eh? Salute. Oh, ma è timidissimo. Insieme per mica è gentile. Numerosi oggetti. Mor, è un mercante. Cioè, parla come se gli stessero puntando una pistola dietro la testa, ragazzi. Un po' sus. Ok, vende cose assurde. Tre di queste. Al fuoco, elettro, sacro. Ok, un fiore mai visto. Frecce e messaggio, fonti spiritiche sigillate. Questo mi sa che lo compriamo. Messaggio rinvenuto dalla nidiata dei cercatori. Contiene informazioni relative alle fonti spiritiche sigillate. Ulteriori dettagli sono disponibili di chi si è... Vabbè, questo lo compriamo subito. Fego trattato con azione medicinale blu. Oggetto da creazione. Aumenta probabilmente la resistenza ai danni magici. Gli effetti delle sublime preparazioni della nidiata dei cercatori sono potenziati dalla fermentazione, dalla putrefazione. Questo alla magia. Questo al fuoco. Ok, sono descrizioni uguali, solo che cambia la cosa. Questo è uguale, ma per fulmine. Ok. Questo sacro. Questo aumenta il vigore. Questo ha le farfalline. Questo l'abbiamo visto. Questo no. Fiori di sangue con petali carnosi. Materiale per la creazione di oggetti. Coltivato dai sangui demoni in pozze di sangue. Forse persino i demoni possono cogliere la bellezza del sangue. Quindi pure i demoni ci stanno. Va bene, spicy. Io mi comprerei queste tre allora. Parla con Mor. Mi piace scovare oggetti. Per te, Lady Leda, i suoi alleati, la nidiata di cercatori. Questo gruppo pure sus, non so chi sia però, eh. Gli oggetti regano gioia a tutti. Va bene, ok, sei veramente sus tu, ragazzone, eh? Sei veramente sus. Vai. Tu devi essere quel senza lui. Il mio nome è Anbash. Un tempo era al servizio di Lord Mok. Ok, quindi tu hai a che fare col sangue. La mia mano non è più salda come un tempo, i miei giorni di gloria sono lontani. Ok, quindi tutti, sono tutti disperati questi che danno retta a Mikra. Ok, sei molto sus. Parliamo ancora. Posso chiedere una grazia? In queste terre sono state rinvenute 6 croci identiche a questa. Sono come tracce del passaggio di Michela Gentile. O lapidi che segnano il suo lascito, se credi. Ok.
Se dovessi individuare altre croci, non mancare di darmene notizia. Senz'altro. Non lo so, questo mi sa di assassino. Non lo so, ragazzi, lo sai, questo mi puzza veramente di susso, mi puzza di un assassino letale. Non è che gli dico dove stanno gli altri NPC e lui me li ammazza tutti. Frammento di albero madre, qui che dice? Qui abbandono un brandello del mio corpo. Ok, lì il pezzo di velo, qui il corpo. Nobile senza luce, cosa ti porta qui? Chiedi della persona con la corazza di verderame. Amor, ok. È un alleato gentile e leale. Ok, ci fornisce la... con i cercatori. Ok, quindi raccolgono roba dei cadaveri. Ok. Trattali con rispetto. Se ti imbatti in una fonte spiritica sigillata, cerca nei dintorni delle pietre accatastate, facendole cadere spezzerai il sigillo. Ah, ok. Allora, io quella porta, ragazzi, non la toccherei. Voglio concludere l'episodio andando da quella parte, perché secondo me quella è un'altra strada e magari ci porta tipo qua sopra. Che non sarebbe male, ragazzi. Vediamo un po'. Può essere che sto guardando male, però mi sembra proprio una stradina. Mi sa che ho visto male. No, invece no. Ragazzi, ci ho preso. Dai. Eccola. Oh, pipistri. Bene. Ok, sono i classici. Ok, sono i classici pipistri di quartiere. Solo più forti. Wow, che brutto posto. Eh sì, siamo proprio là sopra. Ok, ci sono dei troll che sono, li abbiamo visti combattere con quegli altri ominidi più piccoli. Fine della strada sulla rupe. Ragazzi, io direi di concludere l'episodio qua, ragazzi. Prossima volta andremo avanti in questo luogo pieno di sorprese. E con questo, Sus, al tramonto incredibile, anche questa puntata è finita incredibile. Nel prossimo episodio andremo in questo paesino, Sus, dove ci sono queste talpe troll giganti che ci spruzzano il sangue. Ma come ti permetti di spruzzare il sangue, Sus? Però, nonostante queste creature incredibili, Sus ha dimostrato forza e caparbietà, perché ha sconfitto un drago, Sus, che era molto forte, ma Sus è più forte, e quindi drago succhia. Prossimo episodio andiamo avanti. Sus, saluta. Ragazzi, prossimo episodio andremo avanti in questo luogo incredibile e forse ci addentreremo sempre di più verso quel Legacy Dungeon, ragazzi. Io sto cercando di girare attorno per tenermi il Legacy Dungeon il più tempo possibile, ragazzi, perché mi dà l'idea che è lì. E ci siamo capiti. Ragazzi, che cosa con voi? E ci vediamo al prossimo episodio.